Ok, eccoci qui. Sono 3 settimane che tengo questa icona qui camuffata da marshmallow sul mio schermata home e lei contiene, come vedete se fate uno swipe in alto, tutti i giochi di merda che ho provato. Adesso io non capisco perché cazzo display stia facendo così, gli spacco il culo. Oh, cazzo. Cominciamo con il video. La prima app del cazzo che voglio farvi vedere è questo, è Zotar Veggente. Praticamente è una specie di... io pensavo fosse un assistente vocale, invece è semplicemente un veggente. Veggente. Il concetto sarebbe cliccarlo ed ottenere qualcosa di interessante sotto. Ad esempio, la tua lingua troppo pungente potrebbe facilmente ficcartisi nel culo. Cioè, nel senso, l'app fa infinitamente questa cosa. Zaltar non ha più niente da svelarti per oggi, ritorna domani, cazzo, è limitatissimo. No, io penso che questa sia un'app che risulta una merda, ma della serie che neanche... Cioè, ma Dio povero, ma fammi fare qualcos'altro. Ok, dimentichiamoci il fallimento di Zaltar e passiamo alla vera assistente vocale. Io ho provato Google Assistant, l'ho sfottuto, ho fatto incazzare un sacco di persone, ma adesso vi beccate questo, che è l'assistente vocale definitivo. Non mi ricordo neanche come si SAF e praticamente risponde alle vostre domande. Voi andate qui, potete inserirle anche via audio, insomma quello che più vi aggrada, che ne so, cioè la chat è al contrario. Qui avete i punti che non so chiaramente a che minchia servano. Sei una brutta baldraca. Le previsioni meteo per stanotte, oscurità. Va, contenta te. Ma c'è un'altra cosa che è la parte più divertente di questa applicazione, che se voi fate così, così, e gli chiedete di parlami del gale, no, non del cane, e gli premete invio. Andrea Galeazzi è un recensione molto furbo, ma talmente furbo che supera ogni livello anale. Ma quanto è bello Antonio Monaco? L'amicizia è sempre una dolce responsabilità. Ah! Ma quanto è bello guardare i video di Antonio Monaco? Talmente bello che quando fa una recensione me la riguardo 238 volte e poi mi mangio una pastina gusto bisonte nano. Prima di passare ai giochi ho installato quest'app che non so neanch'io se effettivamente è o non è un'app di merda, ma quello che so è che si chiama PC Architect e che c'è una canzoncina bellissima di sottofondo. Inseriamo il case, per forza insomma si può inserire solo quello. Una grande grande scelta. Next day. Next day. Next day. Oh, i bitcoin. Beh, scusate, proviamo a cercare informazioni. Oh, machine, io ho sempre preciso di overclock your parts. Sì, ma se non c'è una cazzo di parte da overclockare, probabilmente devo comprarle. E basta, questo tutorial è un giochetto di merda. Che figata. Ma mi sembra tutto pattume, sinceramente. Sono tentato dalla 260. Alimentatori. Boh, per decenza prendo un 600 watt. E piglialo. Beh, ovviamente Kintel. Un core. Bene, qui, come vedete, comunque le parti non ci sono. Forse perché non ho comprato un case. Wacca 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 wacca. Data, beh questo costa una miseria. E le RAM prendo le più costose. Case. E non c'è. That's for people. Ma io mi domando, ma chi dovrebbe trovare divertente una roba del genere? Scusate. Fine. Passiamo ai giochi veri e propri, per carità. Partiti benissimo. No, 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 no. Oh, via! E mori! Scommetto che non supporta il joystick, quindi neanche ci provo. Uè! E vabbè, è più facile giocare a Serious Sam col controller. Ma non mi fanno niente! Ma guarda, ma che mi atterrano addirittura con la loro ombra, ma l'avete visto? Vabbè, io vado avanti fino ai limiti della mappa, vediamo che cosa ci trovo. Sì, vabbè, il cazzo ci trovo, ecco. Questa sarebbe l'acqua, no? Il problema di questi giochi di merda è che sono talmente poveri di contenuti che risultano molto presto noiosi. La montagna non era così definita come sembrava da lontano. Oh, eccoli qua i dettagli. Attenzione, un muro praticamente verticale. Ok, sono sulla punta della montagna, ora vado giù, giustamente mica casco, no? Cioè ci cammino giù, come se l'aria fosse qualcosa di fisico su cui poter slittare. Ma chi fa ste robe e paga anche per pubblicarle nel Play Store? Io mi dico, ma di quali sorti di malattie mentali soffre? Ultimo e speriamo anche più entusiasmante gioco, c'è questo. Che, guardate, io li ho scaricati tempo fa, quindi non ho la minima idea di cosa potrebbe presentarsi adesso. Allora, è qualcosa in cui si fa una gara, questo è praticamente sicuro. Solo che
Vediamo un po' dalle impostazioni. Ovviamente inutilizzabili. Every lap si fanno fuori uno, buono. P, Skymin, Willow. Ma sono tutte la stessa roba col colore diverso. Cazzo. Ok, ci siamo. Un gioco molto pesante, si vede subito. Ma perché non si vede cosa c'è davanti, madonna? Poi guardate nel riflesso dell'auto, si vedono degli alberi che non esistono. Gente che passa. Cioè, però eliminato come un pollo. Oh mio Dio, ma l'avete visto quello? Si può anche cambiare camera. Bella merda. Vabbè. Stavolta cerco di mettere sotto qualcuno perché... Mori! Niente. Adesso mi fermo e li metto sotto. Me ne frego, guarda. Ah, sono mostri! Se c'è anche il Nosma in una posizione scomodissima, o giri o usi quello, è incredibile. Ok, ora ho preso la scamorza come auto e sono sicuro che andrà molto meglio. Mio Dio! Lo sapevo che la scamorza era meglio, guardate qua. Madonna! E vai! Come butta! Io credo che questo gioco sia puro pattume, ma non abbastanza pattume come ripetevo prima dall'essere. Ma io sto andando dritto adesso, non vedete le frecce dritte? Perché mi dice che sono fuori, madonna? Cioè, devo fare così per usare il turbo e poi scoprire che ci sono appunto questi muri invisibili. Cos'è sta roba? Ah, buona, vai, bella lì! Anche a te! Hai visto dove l'ho sparato? Andiamo a dargli il colpo di grazia. Sì, bella gotto, vai, vai, vai. Oh, sì, vabbè. Sì, porca cazzo. Dai, 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 dai. Ma perché contromano? Ma si può driftare, tipo? Niente. No. Ma basta con questi muri invisibili, siamo a un metro dalla strada. Poi come te ne liberi? Devi andare indietro, fare tutto e scoprire che è ancora lì. Ma figurati, a sto punto mettetelo sulla strada, al muro, top. App di merda, signori miei.